Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò una partita di Fortnite, come vedete dietro di me, nella nuova season. Season capitolo 4, stagione 3. Iniziamo. Prima però mi voglio cambiare la skin perché questa qui non mi piace molto, mi voglio mettere una skin più tipo questa qua. Poi andiamo in partita, selezioniamo partita. Io so che in questa nuova season è più difficile perché anch'io ho provato a fare qualche battaglia, è stata proprio difficilissima, non sono riuscito manco a... Cioè solo in, non so quanti giorni, che quando sto registrando questo video è uscita da una settimana circa. Comunque non so da quanti giorni è uscita e praticamente ho fatto vittoria solo una volta in questa nuova season, quindi è molto difficile. Brutto, cioè sto detto non è più. Allora iniziamo. Ai ai. Entriamo quindi. Allora atterrerei, direi ci sono diversi posti nuovi. Scusate per lo spoiler, però comunque per chi non ha ancora giocato, comunque andrei dopo in una zona nuova. Ora andrei a, anzi, a ormeggi, come si chiama, perché non ho ancora imparato i nomi, ormeggi ombrosi. Bene, andiamo verso là. È molto difficile sopravvivere in questa nuova season, quindi stare un po' attento a fightare la gente, a ucciderla, a pushare. Allora lì c'è, sotto c'è una persona. E comunque una cosa che non vi ho detto è che quando farete vittoria reale, io mi sa che atterrò qui perché comunque c'è il camion dello shield, è meglio. Comunque quando farete vittoria reale vi darà questo ombrellino che ho io. Questo ombrellino che ho io come deltaplano. Ho sentito venire qualcuno qui vicino. Nel caso che muoio subito per qualcuno, ne rifaccio un'altra partita. Credo di farne massimo due. Poi piano piano vi porterò altri contenuti sempre su Fortnite. Allora. No, le vespe, cavolo! Che cavolo ste vespe? Oh, mi fanno male uguale, tanto se li uccido, male. Dai, ma perché devono rompere? Io voglio aprire questa chest. Intanto c'è un mio amico. No. Allora, questo qui è un nuovo fucile d'assalto. Poi magari forse faccio un video in cui ve ne parlo di più. È un nuovo fucile d'assalto dove praticamente è un MK7 di una season scorsa, che non mi ricordo quale season è, qualche season fa, e è praticamente uguale, solo che c'ha un, che praticamente può, cioè è più tipo, è un po' diverso del mirino e questa roba qui. Cioè, guardate, miro, vedete, è più rispetto all'MK7 che è il vecchio. Questo qui che si chiama fucile d'assalto MK Alpha, che questo nome a me non mi piace, comunque vabbè, comunque è sempre buono, è molto utilizzabile bene. Tipo proviamolo addosso a un nemico, qualcuno che vedo, ecco quello lì, aspetta, poi fa abbastanza buono quando, ora se io magari lo becco, 20 20,
Il kill, vedete? È buonissimo perché comunque spamma ed è molto. Quello lì. Vedi, in testa fa 31, dipende dalle distanze. Vabbè, ora cerchiamo di uccidere. Oh, cavolo! Quello lì è fermo, faccio spam. Ucciso anche questo. Ora mi sono rimaste poche munizioni, cavolo. Cavolo. Vediamo questo qui, mi faccio dei scildini. Comunque quello sotto potrebbe anche un po' aiutarmi, magari, no? Cioè, anche lui. Prima levo la voce di questo sconosciuto. Non voglio voci. Quindi, allora, qui. Serve più a te, tieni sto medikit. E questo, dai. Fateli però, cosa fai? Allora me lo riprendo. Sei stupido? Sei stupido, me lo faccio io sto medikit. Io non ho la possibilità di usarlo per vivere. Lo vuoi usare te? Cavolo! Oh, finalmente. Allora, io direi di scendere. Sono proprio. Basta! Si è fatto. Maremma, io ho 7 di vita, ma comunque se è così stupido, io ci muoio subito così. Cioè, ci si muore sicuro. Se questo si butta dalle montagne senza un po' di. Il cannone Cyberton è l'arma più bella che c'è in questa nuova season. Cos'è il fucile frittella, che è molto strano. Allora, non so cosa. Allora, intanto ho sbagliato. Va bene, facciamoci sto po' di nebbia, poi questi due funghi scudo e poi se va. Altri due. Vai, scendini e si va, non ho l'inventario organizzato bene, però comunque ora conquistiamo sta zona e poi andiamo allora, perché se sono così lenti gli altri andare già via. Oh, dai, conquistato il posto. Mi prendo una mitraglietta, cosa c'è? Un pompa, una mitraglietta, buono, dai. Allora, fucile MK, buono, dai. Pompa ci sono solo i colpi. Ma? Siete bastardi però, quanto vi vorrei picchiare. Cioè, mi hanno buttato il coso e pensavo fosse una persona vera. Siete stati proprio bastianici. Proprio bastardi. Allora, il fucile frittella non lo prendo. E possiamo andare. Poi c'è anche il boomerang di nuovo, c'è molta roba nuova, però io all'inizio quando uno inizia a giocare come nella scorsa season uno non capisce molto, rimane tantissimo confuso, infatti io non sapevo co cosa fare, come giocare. Poi c'è il fango che ti fa andare più veloce solo nella zona innevata. Vedi, DMR termico, questa roba è tutta buona ma difficile da. Allora. No, io non. Cavolo. Che. Faccio meglio così, secondo me, comunque. Bene. Allora, andiamo. Nuovo coso. Bene, e qui siamo nella zona vecchia. Un grande pezzo, tipo questo qua, è rimasto normale, invece questo qui in centro. Queste due, questo pezzo qua. Anche il benzinaio che era qui, quello, se ve lo ricordate, il benzinaio, quello è andato distrutto perché praticamente ora penso, guarda, ve lo faccio vedere e andiamo precisamente lì. Allora,
dove è ping viola, quindi è di qua. Ci arrivo dopo un po', comunque intanto andiamo anche verso la safe in questo modo. Quindi è anche buono, un po' verso la safe. Lì ci sono le liane, perché è un altro pezzo di... Se trovo qualche nemico credo di andare a uccidere, a provarlo a uccidere, quindi non so se ci arriverò a questo benzinaio di cui vi parlo. Queste ci sono le nuove liane, bellissime. In fondo è bella sta nuova season, la zona che non mi piace tantissimo è la giungla, cioè, praticamente in questo modo non mi piace proprio la season perché comunque è nuova, è l'unica cosa nuova che c'è, quindi non è che... Poi ci sono un sacco di spari, io non... ora vi voglio far vedere questo qui, sennò comunque ci andavo. Le prime partite che ho fatto gli avversari erano fortissimi, ora le altre, cioè ho fatto altre partite diverse e sono andate abbastanza bene, ora questo qui di sicuro andrà male perché... di sicuro quando faccio il video morirò. Comunque so di non fare vittoria reale perché è molto difficile, ne ho fatta una ieri mi sembra. Qui però mi devo fermare per prendere questa roba e forse c'è anche un rift, almeno ci arrivo prima perché qui ci sta un lama. Allora andiamo su questo veicolo e corriamo. Allora andiamo, siamo rimasti in 40 precisi. Allora, non ti ribaltare, comunque si ribaltava uguale, andava meglio. Allora, guardate, allora questo qui è il benzinaio che c'è di solito, i dinosauri cavolo. Quelli sono i nuovi dinosauri, non ho intenzione di spararli, non so perché ho tirato fuori. Ma c'era un avversario. Ma perché così calmo è arrivato? Cavolo. No, c'è un team, c'è un team, c'è un team. Comunque quello del benzinaio è caduto. Fatemi fermare un attimo. Cavolo. Fuggi, fuggi, fuggi! Non voglio morire, per favore, per favore, per favore. Per favore, no. No, non fate bastardi, questo è il pompa spammone, dai. No. No, no, non fate bastardi, non fate bastardi. Non fate bastardi, per favore. Per favore, per favore, per favore. Per favore, per favore. Mi fermo sopra l'albero. Ora se mi pigliano, sono sopra l'albero, mi arrabbio tantissimo. No, 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 non morire, non morire. No! Dai, ma siete... Sei, comunque, un grande pezzo di schifo. Ma perché... Dai, ve l'ho detto, è molto difficile questa nuova season, che comunque è rimasto solo uno vivo del nostro team, della nostra squadra, e di sicuro, vedete, non va verso la nostra scheda, quindi è proprio un grande antipaticone. Poi c'è il pompa spamone, c'è un loot di schifo. Forse ha un po', anche un po' di ragione per non andare... Ah, perché ha caricato il cannone? Non gli serve a nulla, fa solo rumore. È stupido. Guardiamo cosa fa questo tizio proprio intelligente. Sì, sì, perché ha sparato a caso. Comunque, in questa nuova season mi è successo due volte, questa è la terza, che gli avversari mi seguono per andare a... Cioè, mi seguono per uccidermi. Proprio agguerriti, nel senso, cioè, sembrano proprio arrabbiati, incappati, cioè, proprio a bomba, ta! Sono anche un po' esagerati, eh. È successo pure a mio amico quando giocavo con lui, che giocavo in coppia con questo mio amico, praticamente,
l'hanno seguito. Io ero morto perché mi hanno, quelli che hanno seguito lui mi hanno ucciso. Bene, questo qui è stupido. Avete visto che scarsità. Comunque, che mi stava seguendo. Ora torniamo alla lobby. Che mi stava seguendo, mi hanno ucciso e poi hanno seguito questo mio amico fino a farlo, cioè fino a ucciderlo, quindi. Questa è la mia prima partita nel video in questa nuova season. Se vi è piaciuto questo video lasciate mi piace, iscrivetevi e attivate la campanellina. Ciao!